Ecodomus di marzo, è un buon numero? Io direi di sì se accettiamo il difetto principale di questa rivista, che è quello che si parla poco di architettura reale e ci si perde un po' nella trasversalità. Qual è l'articolo più interessante? Direi questo, sull'architettura disegnata, scritto da Luca Molinari. Però un brivido mi corre nella schiena, non è che stiamo tornando ai tempi dell'architettura disegnata, quando a contare erano di più le relazioni tra forme, linee e colori e si pensava poco a quello che veramente conta nell'architettura, cioè il rapporto tra l'utente, la persona e lo spazio.